a tutti ragazzi, io sono la Conoscimento e questo nuovo video siamo su FIAR. No, ti avessimo perso. Ecco, siamo all'intervallo 6, ok. Intanto ho ricevuto un segnale dalla trasmittente di intercettazione. Rispetto a te, dalla parte opposta dell'area di ricerca, corri per intercettarlo. Ok, dovremo intercettare Vettel. Tom Mapes è scomparso in questa zona, non può essere andato lontano con gli ascensori bloccati. Capito. Il comandante lo vuole vivo e non ferito. Potrebbe conoscere la posizione della... Ma questi qui sono amici o ce lo vogliamo battere nel culo? Dipende, se ci sparano vuol dire che sono nemici. E là? Minaccia avvistata. Ok, sono nemici. Ah, questi qui sono più cazzuti. Vabbè. Meno male. Splinter Cell mode sono. Come cavolo si tirano le manate? Così. Controllo. Tappendo al muro. Oh, mori? Cazzo. Due uomini a terra. Solo due, ne ho tirati giù tre. Oh, ciao! What the? E vanno giù con una pedata. Cioè, sono duri a colpi di chiodi, ma a pedate non resistono. Ciao. Aspetta, via. Una pedata per tutti. Oi. Ciao. Olle. Oh, vai. Meno un altro, poi... Raccattiamo il raccattabile, la pistola non ci sta, quindi non ci serve. C'è un buco nel muro, il medikit, l'armatura, che ci serve? Tutti i cazzini in culo qua, ok. Devo riandare. Ho cercato di mettermi in contatto con Genevieve Aristide, la presidentessa della... Sono riuscito a stabilire che non era in giro quando gli uomini di Vettel hanno attaccato l'area, ma non riesco a rintracciarlo. Forse non vuole essere trovato. Forse? Perché sennò la inculano a sangue. Ok, nemici, nemici, c'è nessuno qua che lo vuole più nel culo. Adesso fatevi sotto, c'ho più chiodi di quanti voi pensate. Dai, andiamo, dai, su, su, su. Medikit. C'è un cazzo qui, perfetto. Ok, si è fatto il giro, noi sarà di là prima, immagino. Qui che c'è? Cazzo, perfetto, andiamo su. Pronto? Chi è là? Ma è lei? Oddio, mi sono visto morto. Mister Ciccio Panzone. È ancora vivo? Non grazie a voi. Che sta facendo qui? Gli ascensori non vanno. Sta giocando a fare la bella piantina. Deve trovare un ufficio di sicurezza e superare il blocco. Si comporterà bene questa volta? Supera il blocco della sicurezza. E le patatine sicuramente mancavano. Cheese puts. Ok, dobbiamo superare la sicurezza. Quindi immagino che c'è da minare le mani. Dai, super... sala, taglio. Porca. C'è un cazzo. Io quelle mine lì non le userò mai perché non ne trovo l'utilità per ora. Ok, qui non c'è una zeppa di nulla. Di qui, Ok. Questa cosa è rubata molto da Half-Life. Intanto che cadono i pezzi, va bene. Ah, ok, e ci devo entrare, giustamente. E tu ti aspetti che mi metto a guardare lì, eh? Ok. Io guardo. Ok, non c'è niente. Hai un nuovo messaggio. Nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Sto cazzo! Numero esterno. Ah, che bello. Jason, sono io. Ho appena visto il... Jason! Cosa sta succedendo? Corri, Forrest! Chiamami e fammi sapere se stai bene. Mi sembra di impazzire. Fine dei messaggi. Ah, ok. Tutto qua? E io me ne vado, perché quel condotto lì è un bigarbo. E si dovrebbe andare di qua. Queste porticine sono fighe, sembra di stare in farmacia. Wow. E piglio fuori cose a caso qua. I becher. Spacchiamoli perché noi siamo vandali. Qui non c'è niente, tanto dal nulla apparirà gente, ecco infatti. Ostile! Ma se fa così non ti fa male. A terra. Boh. Dire che ha scoppiato la stanza. Oh, vai, siete in troppi. Apritemi. Io ve l'ho detto che apriva gente così a caso. Ciu. Tra l'altro che faceva la ballerina. Uomini a terra. Ah, sono morti? Allora manchi solo te. Ah, sono due. Oh merda. Per te. Su, mori? Ok. Manca lui. Ok, a posto, un colpo gli è rimbalzato. Oh, che bello. E io vengo qui per prendere il medikit, ok. Mio.
Mi sono rimasto 12 colpi di questi e li terrei da parte per un'evenienza futura. Sprecherei questo medikit e prenderei il fucile a pompe. E qui ci sono degli stronzi qui da qualche parte. Eccoli lì! Wow, è stato qualcosa di figo. Qui che succede? Prende fuoco anche questo? No. Qui ho un'altra cosa, usiamola. Olè. E siamo full. Poi. Nessuno? No, ora è il bivio no, tutto ma il bivio no. C'è un cazzo. Lì ci sarà prima. Ok, allora andiamo di qua. Una torcia. Ho fatto la cazzata, lo so. Tra l'altro ho anche finito le granate. Ricevuto. Però c'è roba. Hello? Buia! Nei denti, porca troia. Vi ho ribaltati. Ok. Rubiamo tutto. Irrubabile. Tutto questo. No, che ho preso? Sì, la pistola, però scemo. Qui ci tiro giù il pompa. Userei anche questo medikit. Questo si piglia. Qui che c'è? Questa è nuova, questa è nuova, io la prenderei. Che animale è? C'ho 15 colpi. Come ogni cosa va trovata una cavia, no? Andiamo a testare quest'armina, mi sa che è una specie di lanciarazzi. Quindi aspettiamo il primo sfigato che ci capita a tiro e gli spariamo in bocca. Qui armi vecchie. E dai, fatevi sotto, c'ho da provare un'arma io. Da questa parte. Sta fermo lì? Tanto. Wow. Oh, porca. Stronzo che non sei altro. Lo sei, vieni qua. Tu mazzippa. Vieni qua. Tappendo lì, ti muovi più, sai. Qui di sicuro c'hai nascosto qualcosa, perché se no non fanno fare sto giro a cazzo. Invece me l'hanno fatto fare il giro a cazzo. Qui invece. Qui sotto c'è qualcosa, dai, qui sotto c'è qualcosa. Non c'è una ceppa di nulla, perfetto. Allora, morti tutti, a posto. Allora, possiamo andare avanti. Qui non c'è una grata minchia. Solo sto coso che... Niente. Tutto qua. Quattro nemici in croce e basta. Sprechiamo edict come sempre solito fare. E andiamo da qua. Aspetta, io fa il giro. Evidentemente non posso. Mi hanno fulminato la cosa qua, la porta. Sareste molto furbi se voi veniste qua. Ma io fa così. Dove devo andare? Affanculo, lancia! Attenzione, granata! 3, 2, 1. No, è andata troppo giù, ma. Però. Dove devo andare? Affanculo, t'ho detto! Mori! Il genio che spara al muro. Ok, ne prende un altro al muro agilmente. E anche te, dai, anche te al muro. Visto che è Natale, io addobbo il mio albero di Natale con gli omini e la sparachiola. Quindi qui non ci devo fare un cazzo. Quindi passiamo di qua. E io lì ci devo andare perché c'è l'armatura. E poi c'è un messaggio che si è matto. Dopo si incazzano. Che è l'M5. Geneviève Aristide. Sono Geneviève. Il piano del senatore è fallito. Le forze speciali non sono riuscite a neutralizzare Fettel. Dai ordine agli agenti di sicurezza di respingere ogni esterno. Ci serve tempo per sistemare tutto. Fine dei messaggi. Ecco perché i poliziotti ci sparavano, perché la tizia ha dato l'ordine di sparare a caso, docoio coio. Interessante. Magari siamo anche innocenti e ci inculano. Ma io dove devo andare adesso? E devo fare qualcosa qui. Trova e neutralizza Paxton Fettel. È un po' troppo presto per dargli addosso così, quindi immagino che sarà o un'illusione. Andiamo da Otripon. Sayonara, stronzo. Almeno è prevedibile. Sarà andato all'ultimo piano. Flying. Sì. Oh, ecco che potevo fare. Potevo andare lì, vabbè. Comunque andiamo nella rampa dell'ascensore. No, non t'azzarda a casca giù perché sennò mi tocca rifare tutto il giro di Peppe. Sono un
cazzo, a posto così, è normale. E qui c'è l'altra scala. Ora domani mattina si arriva. Sembra che sta a fare una fappata qui. Che devo fare? Oh, lì c'è la grata, vediamo se non c'è niente da raccatta. Ok, c'è un cazzo. Andiamo da qua. No, io volevo accucciarmi. Venire qua giù. E che è successo? Ah, finito il livello un'altra volta. Perfetto. Situazione. L'ingegnere dell'Arkham Norton Maps ha nuovamente evitato un tentativo di salvatraggio da parte della pripista Fear. La posizione di Paxton Fettel è stazionaria. Missione. Deve essere compiuto ogni sforzo per raggiungere Fettel prima che si sposti. La vedo buia. Comunque, io vi dico di me. Il giorno che farò un outro senza staccare il video prima, a parte che c'ho tanto quello della webcam, blablabla. Vabbè, voi mi piaceggiate, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video e nulla. Rimanete sintonizzati.